tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Come ogni giovedì, spazio, oltre ovviamente al Bari, anche alle altre discipline sportive che seguiamo con continuità, adottando quasi le squadre che sono al nostro fianco, come ad esempio non sbagliamo. Prima donna Bari Volley, serie B1 femminile, che sta salendo, ma domenica si gioca gran parte delle sue possibilità di accedere ai playoff. C'è una partita determinante, di quelle che non si possono sbagliare. Poi mi direi come si chiama la squadra contro la quale giocherete. Per intanto presento i miei ospiti, che sono Raffaele Colaianni, dirigente della formazione barese, e poi un rinforzo arrivato in corso d'opera, qui non mi sbaglio perché all'inizio del campionato non c'era, poi è arrivata come rinforzo e devo dire che sta lasciando il segno, Roberta Bottiglione, ruolo? Perfetto. Centrale. Centrale, e quindi insomma momento di grazia per la formazione barese, avete vinto una partita importantissima nello scorso fine settimana, una sorta di viaggio, però adesso... Adesso, qui si fa la storia domenica. Si fa la storia, ci giochiamo gran parte del campionato perché siamo a 3 punti della zona playoff e domenica giochiamo proprio con la squadra che ci precede a 3 punti nella zona playoff, che è il Filotrano. Quindi insomma o si aggancia o si va a una lunghezza oppure si va a 6 punti, questa è l'ipotesi più nefasta che insomma indubbiamente potrebbe chiudere, diciamo, purtroppo il discorso playoff. Sensazioni, Roberta, le atlete vivono un po' di questo, siete in un momento particolarmente felice perché avete vinto una partita che era da vincere a tutti i costi, adesso qual è lo stato d'animo della squadra? Ma sicuramente sappiamo l'importanza della partita di domenica, però d'altra parte sappiamo anche che stiamo passando un periodo positivo e che alla fine abbiamo dimostrato che nessun avversario ci spaventa, quindi o giochiamo contro la prima in classifica o giochiamo contro l'ultima, l'impegno è sempre lo stesso. Beh, voi siete state gli unici a battere, i primi a battere, non so se abbiamo ancora perso, la capolista del campionato, no? Ricordo che vennero a Bari di imbattute e persero contro, sì. Adesso non ricordo qual è la squadra. Il Marsala, non l'ha mai perso, poi non so se ha avuto altre sconfitte, però diciamo in quel momento era una squadra imbattuta e l'avete battuta, una partita mi ricordo molto strana, il primo set a senso unico per le siciliane, sì. E poi una grande rimonta, un 3-1 limpido, netto. Sì, infatti, era una partita che forse non ci aspettavamo neanche di vincere, solo che poi ci ha dato grande fiducia anche per il proseguo del campionato e i risultati infatti stanno arrivando. C'è una telefonata? Allora, prendiamo subito le telefonate, pronto? Questo però... Questo non è rivolto ovviamente ai ragazzi, devi sapere che non ti terrorizzare, ti spaventare. Diciamo, la telefonata è arrivata un po' in maniera strana, però da quando è venuta fuori la storia del calcio scommesse sul Bari, c'è un telespettatore che ogni giorno prende la linea e lancia questo messaggio registrato, che schifo, ma è rivolto al calcio, okay. E non diciamo subito, non alle pulitissime ragazze della pallavolo che ci stanno mettendo l'anima. Voglio ricordare che noi quest'anno è il primo campionato di Serie B1, e siamo alla fin fine una matricola, e il nostro obiettivo era all'inizio salvarci. Dopo veramente abbiamo fatto un campionato veramente fantastico. Non ci credo al fatto che voi voleste salvarvi e basta, perché altrimenti non prendi Brattoli come allenatore. Brattoli è uno che ha vinto lo scudetto, insomma. Sono le classiche frasi fatte. Essendo una matricola, non si prende Brattoli, concedici se si vuole... almeno la matricola, perché siamo una matricola terribile, ma siamo una matricola della B1. È vero. Sta venendo gente al palazzetto, comincia a venire o no? Finalmente sì. Ricordo sempre, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo... uno sport pulito, ricollegandoci alla telefonata di prima. Appassionante, non c'è il pareggio, o uno vince o l'altra, per questo vi aspettiamo alle 18 domenica. C'è un amico in linea, aspettiamo un'altra telefonata, 080-501-9998, pronto? Pronto. Eccoci. Basta. Ecco, oggi sono gli svitati, oggi chiamano. Basta. Non è scherzo a parte, è davvero la nostra trasmissione questa. Mi avevano avvisato. Mi sono scocciato. È uno schifo. Mm-hmm. Che schifo. Basta con questa Trimurti. Mm-hmm. Ora che mancano 5 partite per lo sprint finale in casa, mm-hmm. con le belle giornate primaverili, questi vanno a ripristinare il prezzo iniziale del biglietto.
Vergogna. Volevi andare ad abbronzare allo stadio, vediamo di capire, insomma. Basta con Angelozzi. Voi lo chiamate pure voi. Quando parla, non ha fatto male, non ha fatto quando male. Quando parla è un misto fatto... di leccese, catanese. No, dai, dai, siciliano, si sente. Ma visto che ne aveva. Vabbè, vabbè. Ha fatto qua un pezzo senza appunto. Vabbè, ok. Basta. Sì. Con il professore dietro la scrivania. Lo voglio in studio. Mi piace quando si agita. Lui ha meritato davvero le chiavi della città. Non altri cani e porci. Vabbè, poi? Basta con Gillet. Si metteva a chiangere, si metteva l'anno scorso. Codenando Cornuto. Vabbè, ora, vai piano, vai piano, vai piano. Basta con certi opinionisti. Basta. Con il silenzio inquietante di Pasquale Zaffarelli. E basta, dai, basta. Basta con quello juventino di Alvise Cagnato. Basta con Michele Salomone. Vorrebbe sembrare Sognier. Vabbè, ok. Basta, vabbè, ok, basta. Oggi mi stai facendo venire il batticuore. Temo sempre che possa dire qualcosa di spiacevole, va bene. Comunque, ci sta. Roberta, credimi, non è uno scherzo. Anche quello di Uomini e Donne la nostra adesso. Pasquale Baffone. È a posto, vabbè. 080 501 9998 per una telefonata almeno semiseria, insomma. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Enzo, buonasera. Hai ripristinato la normalità. Ai tuoi ospiti. Hai ripristinato la normalità con la tua voce, dai, vabbè. Senti, volevo dirti questo, visto che ci sono questi ospiti, sì. Che il quarto set della partita precedente, sì. Sì. Con il Potenza, sì. Sul 23-21 praticamente, sì. Quel punto che non finiva mai? Secondo me andrebbe riproposto come diciamo, promozione allo sport, perché veramente è stato... Guarda, passaggio entusiasmante. Facciamo così, non so se sia possibile, però i nostri tecnici se possono lo faranno, non so se c'è Roberto Colella che peraltro vi segue da vicino. Bari Potenza c'è stato uno scambio, credo durato, io ho cominciato a parlare di altre 23, cose. 23-21. E non mi sono reso conto che lo scambio era ancora in coppia, pensavo fosse un altro punto, invece era sempre un punto. No, fantastico, in effetti può essere uno spot vero della pallavolo. Quello è stato uno scambio entusiasmante. Cosa scatta in certi momenti? Perché insomma uno scambio con quante palle saranno state mandate dall'altra parte? Almeno una ventina di volte, insomma, pure di più forse. Sì, più o meno. Non so cosa scatta, è la voglia di non far cadere la palla e di vincere quel punto e poi tutta la partita. Sono punti che valgono di più perché poi si danno anche una forza, sì, no? Ti una caricano. Forza straordinaria, infatti, sì. Infatti. C'è un'altra amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono di nuovo Tino, quello che ha chiamato stamattina. Ciao Tino, ciao caro, ciao. A riguardo sempre di quei famosi pseudo tifosi che abbiamo, diciamo, a Bari. Ma... si vogliono dare una regolata, nel senso di parliamo, ma non risolviamo i problemi del Bari parlandone evasivamente, perché la verità è che... Che faresti tu, Tino, nel concreto? Fammi capire. Io partirei di nuovo da zero, per poter riprendere di nuovo quei famosi discorsi che facevamo allo stadio. Sì. Cioè, ripartire da zero significa... tenerci la squadra, certo. Perché se noi parliamo, ma non reagiamo a questa società che oramai, lasciamelo dire di nuovo, ha abbandonato la squadra, certo. L'ha abbandonata al 100%, quindi non avendo più nessuna possibilità, ripartiamo da zero. Grazie per il tuo intervento, grazie, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria. Poi torniamo insieme col bianco e rosso TV Sport e ti vedo amareggiato. Quando parli del Bari cambi faccia. Perché il cuore batte sempre. Si spegne il sorriso, va bene. Fermiamoci, pausa pubblicitaria. Avremo, non so se nella seconda o forse più facile nella terza parte del programma, la conferenza stampa che ha tenuto poco fa Stojan. A tra poco.